words are falling out like endless rain into a paper cup. Ciao ragazzi, oggi vi parlerò delle galattosemie e delle fruttosurie, che sono delle malattie metaboliche. Le galattosemie ne esistono tre forme, che sono tutte autosomiche recessive. La prima dovuta alla carenza della galattochinasi, il cui gene si trova nel cromosoma 17, e che trasforma il galattosio in galattosio 1-fosfato. La seconda, che è meno frequente, è dovuta alla carenza della galattosio 1-fosfato uridil transferasi, che trasforma il galattosio 1-fosfato in UDP galattosio. La terza forma è dovuta alla carenza della UDP galattosio 4-epimerasi, il cui gene si trova nel cromosoma 1 e che trasforma l'UDP galattosio in glucosio 1-fosfato. Il gene, mi sono dimenticata di dirvi, della galattosio 1-fosfato uridil transferasi si trova invece nel cromosoma 9. Il lattosio, quindi, una volta arrivato a livello intestinale, viene scisso grazie a un enzima che si trova nei villi intestinali, che è la lattasi, e viene scisso in glucosio e galattosio. Il glucosio segue il suo percorso. Il galattosio arriva poi a livello epatico, dove viene in parte convertito in glucosio, quindi utilizzato a scopi energetici, in parte viene utilizzato per la sintesi di molecole complesse, e poi viene anche trasformato ad opera di un enzima che è l'aldosoreduttasi in galattonato o galattitolo. Il galattitolo, essendo una molecola osmoticamente attiva, tende a accumularsi nei connettivi e causare, ad esempio, a livello del cristallino, causare formazione di cataratta. Quindi, qual è il quadro clinico? Si ha formazione di cataratta, come ho appena detto, si ha vomito, diarrea, quindi una mancata crescita, lesioni, sofferenza epatica, quindi ittero, epatomegalia, cirrosi, ascite, si ha iperosmosi plasmatica per accumulo di questo prodotto che non viene smaltito, lesioni anche a livello renale e quindi aminoaciduria, proteinoaciduria e lesioni anche a livello intestinale e livello nervoso. Le fruttosurie invece si dividono in fruttosurie alimentari dovute a eccessiva ingestione di miele o di frutta, fruttosurie metaboliche primarie, dette essenziali, che sono ereditarie, dovute alla mancanza o di un enzima chiamato fruttochinasi, che fosforila il fruttosio trasformandolo in fruttosio 1-fosfato, o più frequentemente per mancanza della fruttosio 1-fosfato aldolasi, che invece scinde il fruttosio 1-fosfato in D-gliceraldeide e fosfoidrossiacetone, che entrambi entrano nel ciclo dell'acido citrico, vengono trasformati in piruvato, che poi viene utilizzato quindi a scopo energetico. Esiste poi un'altra via, in realtà, di fosforilazione del fruttosio, che prevede la fosforilazione del fruttosio in posizione 6 e non in posizione 1, ma questa avviene solo a livello del tessuto adiposo e del tessuto cerebrale. Poi ci sono fruttosurie metaboliche secondarie, che sono appunto secondarie ad altre situazioni, come ad esempio di sofferenza insufficienza epatica. E cosa succede? I segni clinici sono quelli comuni a tutte le fruttosurie, sono la fruttosuria, appunto, quindi eliminazione del fruttosio con le urine, vomito, nausea, diarrea, ipoglicemia resistente a glucagone, lesioni a livello renale e a livello epatico e quindi come conseguenza si ha aminoaciduria, proteinuria, alterazione dell'equilibrio acido-base elettrolitico con conseguente acidosi metabolica, ipofosfatemia conseguente al fenomeno del sequestro dell'ATP che viene messo in atto proprio per cercare di smaltire il fruttosio accumulato in eccesso. Si ha quindi poi un accumulo di ATP e AMP che sono fortemente tossici e in più un accumulo della degradazione degli stessi che porta quindi a una situazione di iperuricemia, accumulo di acido urico. E quindi, mancando nelle fruttosurie metaboliche ereditarie, mancando questi enzimi di cui vi ho parlato, succede che si ha accumulo del prodotto, accumulo del reagente che è il fruttosio, e quindi accumulo di tutte quelle che sono le reazioni a monte di esso. Per cercare di smaltire il fruttosio, quindi cosa si fa? Si va a potenziare la via della esochinasi, che è fosforire il fruttosio in posizione 6, e spesso si va anche a trasformare il fruttosio in altri prodotti, come ad esempio il sorbitolo. Bene, sono cercato di essere piuttosto sintetica. La prossima volta vi parlerò delle glicogenosi. Grazie, spero di esservi stata utile. A presto, un bacio a tutti.